carcere che ammatina carcerate, priva da libertà, senza un aiuto. Tutti gli amici mi hanno abbandonato, pure i parenti mi hanno sconosciuto. Ho fatto la bene a tutto quanto, e questa l'ha già avuta, tata di mente. Sabato sera la mia cara amante è giunta a piede rotta alleramente. Anella, anella, zomba chi può, la mia amirosa balla, e io sto avendo una misera in te cancello. Per la mia bella, anella, anella. Perché la mattina mi dovevate svegliare e non mi avete svegliato. Ah, avete perso la voce. Sei un gallo di merda. Finirai in pentola con le patate. Stronzo. Fai schifo. Ambres. Movengo, movengo. Movengo, movengo. Voglio sapere quanto ti muovo, voglio sapere.
Stai calmo, sto arrivando! Iamma che con 500 lire per un corrivo un lastre! Iamma, 500 lire! O un lastre a Pulmanghelli, iamma! A chi me ne 500 lire, iamma, iamma, che oggi sono asciuto pazza! Per un capo Pulmanghelli o un lastre, iamma! Capo Pulmanghelli ci facete l'uomo e con un lastre ci facete la razza! Iamma, 500 lire, iamma, 500 lire, venite a ca! A chi si suoi numero fortunato! Iam, iam, venite! Qua, qua! Ecco, ci ho pulsato! Voglio, iam, che io ti! Amare il vipere! È pulito! E ci ho lavato con detersivo! E chi si ho pulito roba nara, vitti no! Vitti no! Non la siamo manghella, se non compro banano, porta a sore, dove va? Vittino! Accattammo la vostra attenzione! E puzza, devo cambiare casa. Dirti stronzo è poco! Oh, eccomi qua! Che stai quando sei distretto di tutti i pedetti? Saluta a tutto quanto, fatti tu! Ma Carmelo! Oh, finalmente si arrivò! State zitto, mi toccare che stamattina sono nero! Ma ho finito di fare una cazziata al gallo! E perché? E perché? Perché non mi capisce più, così! Che sono tutti nella cresta! Quelle persone di famiglia che hanno pigliato dietro qui le carne a necchia, fresca, macellata, hanno aiato un macellaio che stacca fuori! Tutta piezza fresca macellata, coscia, mezza coscia, vacante a rete, la certa, filetto, cularda e culardone. A Napoli lo chilo, osso e grasso gratis. Tira avanti, basta! Uè, ecco qua, finalmente! Attenzione! È arrivata Francisca! Tengo tu, ci attengo me, la facciata, la pignolè! I carrabba fresca! Mamma voce, Onna Carmela, Onna Maria, Onna Roa, calate e panate! Ma Frangelli, portate il meglio per mamma mia bella! E mamma sono tutto bello! Tutto la mamma mia è più bella! Che roba fresca! E carciò! E cucuccio! Tengo pure le puntuali e patate! Venite! Capranie, casa mi chiede tutta cosa! Presto, presto, andiamo! Venite, venite! Affacciate, va affacciate! Roba la campagna, mamma voce, ce ne arriverà! Sì, venite! Piano piano, non vi affollate che adesso abbiamo il magazzino! Una alla volta! Grazie a voi, Don Francesco, che sei molto bello padrone del mondo. Ecco di da Rob. Sì, signore. Non arriva qua da verdura. Proprio la giovata stamattina, giù lavato un bucato e pure i calzini mi sono lavato. Brava, brava. Ci avessi la panza mamma tu. Mamma Rorm, fate che no. Sto mastiere, mamma. Ehi, signore, padriciolo. Dimmi la lira, signore. Buongiorno. Chi si vede? Messo, guarda l'uomo. Come va, come va? E come ha detto io? Come mai non vi ho visto? Eh già, era un po' di tempo che non ci vedevamo, è vero. Ebbene, siamo stati una ventina di giorni in villeggiatura. In villeggiatura? Già sto cornuto la tengo a fianco, io. Passa là, ci sono lì. Si vende una cassa di sigarette di contrabbando, brigadiere Mello. E pure che si tengo, io. Oh, là, ma come si può? Signor, mi piace guardare. Don Francesco, che ne sapevo che il brigadiere se l'ha fatto crescere il bar? Poi non avevi neanche la divisa! Questo non è giusto! Io mica mi travesto! Devo andare che va! Povero vaglione! Povero vaglione! Andiamo, mangiate, andiamo! Mi dà la faccia la fame! Signore, pigliate, venite! Le sorte, le pigliate! Le sorte! E questo! 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 E Oh, bello, pure il piccolo, guarda la tua.
bagno e patano crudo. Lavi la famiglia la pelle! Ciao papà! Uè, Fiorella! Belli papà! Che c'hai lì dietro? Niente! Dov'è Gennarino? Staranno a mangiare un cavallo! Muovene a papà, muovene! Avete faticato assai oggi, tu e Gennarino! Tanto papà! Oh, bella Gennarino, Papà si va a sciacquare un po' in mano! E com'è buono sta mela! Ciao, Fiore. Sto bene a così? Sì, stai bene. Sei molto bella. Mi vuoi sposare? Io? Sì, forse sì. Ma come no? E allora andiamo. Sti femmine oggi. E che aspetti? Ehi! È poco pulite fa, ma vi dovete riguardare da lassù. Ciao mamma. Ciao. Come va? Non c'è male, buono, e tu? Da povera vecchia, ma bene, bene, sto bene. Buongiorno, don Francesco. Buongiorno, buongiorno. Comunque io tolgo il disturbo, Vagando un latto piccerillo. Buona giornata, donna Maria. Grazie assai. E che voleva, donna Maria? No, niente. Facevamo quattro chiacchiere, sa? Quello quando può, ma dà una mano. Povera figlia, con tutto quello che te ne fai, eppure mi aiuta. E questo che sogno, mamma? Le gocce, quella che mi piglia sempre. La solita medicina, la conosce, no? E conosco. Ti sei sentito male, Dimmi la verità. No, un giramento di testa, una cosa e niente. E giramento di testa? Secondo te non me ne sono accorta quando sono entrata. Stai stanca, mamma. E ti fai scappare i piatti a mano. Mamma, tu non ce la fai più andare avanti. A casa, Fiorella, e tutto resta appresso. Tu non ne tieni più 20 anni. Ce la faccio, ti dico che ce la faccio. E? Sono 2 anni che penso a tutto io, no? E non ti ho fatto mancare mai niente. È vero? Sì, questo è vero. Ma non si può andare avanti così, mamma. Tu ti hai riguardato. Hai bisogno di tante cose. C'è stato voi due. E questo mi basta. Yam, yam. Leva da turno che ha già cucinato, sino oggi non si mangia. Fiorella in prota, vuoi tu sposare il qui presente Gennarino Scarrone secondo il rito della Santa Romana Chiesa? E che vuol dire Santa Romana Chiesa? E che ne sacci? Che lo dice la televisione? E poi non mi interrompere. Rispondi. Lo voglio. E tu, Gennaro Scarrone, vuoi prendere in moglie la qui presente Fiorella in prota e assistere e curarla per tutta la vita? Lo voglio. E allora vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Ma che gioco giochiamo qua, ne? Ma che facciamo? No, no, non è un gioco, è un matrimonio. Mi piace tanto. Ah, ti piace tanto, Pure a te ti piace, scugnazzi. Va per riassunto, va. Sì, sì, subito. Con certe cose non si deve scherzare. Il matrimonio è una cosa seria. Mi piace fare la sposa e avere un abito tutto bianco. Fra
Fra un paio di mesi farai la prima comunione. Ti sposerai con Gesù. È una specie di matrimonio anche quello. E allora ce l'avrò anch'io, vestito bianco e sposa. Quello vero. O più bella abba dei sposi in Napoli da compra, papà. E tu canterai per me in chiesa. Io vero, papà. Sì, a papà. Quando ti fai la prima comunione, papà viene in chiesa e ti canta l'Ave Maria. Ti do la mia parola d'onore. Don Francesco, assunto sta male. Mamma. No, mamma. E come faccio senza te? Non mi fa sto dolore, mamma. Ah, siete voi. Peppina Scalone non è in casa. Lo so. Che cosa volete? Non lo immaginate. No. Mi fa specie che una donna bella, intelligente come voi... Lo sapete. Mi piacete. Fuori di qui. E subito. Oh, mo piglia me ne vaga, così. Dopo me ne vaga. Non ci sarà un dopo, Esposito. Fuori di qui. Quante arie! Avete piantato vostro marito per questa mezza tacca. Mo? Potete piantare purissimo per me. Lasciatemi, vigliacco, lasciatemi! 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 Vieni, o mi metto a urlare. D'accordo, d'accordo. Sarà per un'altra volta. Fuori! C'ho pazienza io. Fuori! Sto già meglio, Francesco. È passato. Non ti preoccupare. La Madonna ci aiuterà. La Maronna non ne lavi i piatti. Tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti, qualcuno che darà una mano. Ci stava. E tu l'hai cacciata via. Io non posso vederti morire, capisci questo? Non posso. Ti prego, Francesco. Sto già meglio. Ora mi alzo e... Non ce la fai, mamma. Non ce la fai. Statta a letto e non muoverti. A casa rimanga a mano a te. Ma raccomanda, se tu cucumanno, ma posso fidare di te? Sì, sì, state sicuro. Cinari ne pensa a tutto cosa. Fidatevi di me, Don Francesco. Bravo. Peggio mia. Ciao, papà. Tanto buon giornale. Madonna mia bella, pensaci tu. Pronto, chi parla? Pronto, Lucia, sono Francesco. Francesco? Pronto? Pronto, ma... Lucia? Scusami, ma non me l'aspettavo. Ma che è successo? Fiorella sta male. No, no, lascia sta, Fiorella. La bambina non c'entra. Voglio vederti subito. Sì, sì, ma non adesso, non è possibile. Ma vuoi dirmi di che cosa si tratta? Lucia. Con chi stai parlando? Scusa un momento. Vuoi lasciarmi in pace? Ma non posso ricevere manga da adesso. No. Se ti telefono quel pezzente di tuo marito. Dammi qua che ci voglio parlare io. Dammi. Lasciami. Ah!
Non te ne manco coraggio di parlare per telefono. Che sto mi merda. Io non ti permetto di insultare così a Francesco. Gli abbiamo già fatto abbastanza male. Non te lo permetto. Ah, ma tu stai parlando con me? Ah, ma allora tu a me mi hai detto non te lo permetto. Oi. Ma tu che cazzo sì? Che cazzo ti credi di essere? Ma lo sai che chi mangia le spalle di Don Peppino Scalone non tiene nemmeno il diritto di fiatare. Lo so. Lo so, lo so. Ma io ho lasciato la mia famiglia perché sono stata trattata ingiustamente come una puttana qualsiasi. Solo per questo ho lasciato mio marito. Solo per questo. A verità, ecco, mi ha fatto schifo. Tu e i tuoi soldi. Ah, ti faccio schifo. E questo pure ti fa schifo. E questo. E questo. E questo. Tu sei peggio di una puttana. Almeno quelle ringraziano quando uno le paga. Allora, grazie d'avermi pagata. Sei fatta pagare da quel porco e mi hai tradotto per quatta sorda. Non ne ho vero, Francesco. Ci ha chiesto solo un prestito. Ce n'era tanto bisogno. E me l'ha fatta senza condizioni. Senza condizioni, eh? T'ho giuro, a così, t'ho giuro. Mamma, ti voglio tanto bene. Ma raccomando, non lo dice a papà che mi hai visto. Ma perché non vuole? Perché si è arrabbiato con me. E non farete mai pace. E chi lo sa, speriamo. Mamma. Ti voglio tanto bene. Anch'io ti voglio tanto bene, fiorella mia. Tanto bene. Saluti a voi. Don Peppino, i miei omaggi. Che vuoi? Portarvi i saluti di Don Salvatore Sciarretta. Me l'hai portato. Te ne puoi andare. Ma come? Non mi chiedete neanche che specie di saluto vi manda. Quante specie di saluti ci stanno? Due. Ci sono gli arrivederci e gli addii. Spiegati. Niente. Si tratta di pomodori. Una fesseria. Che volete che sia qualche pomodoro in più o in meno? Il guaio è che Don Salvatore non gradisce d'essere fatto fesso. Il mercato dei pomodori è suo. E quando qualcuno cerca di fregarglielo, lui si incazza. E allora uno si arrevota. Già. Allora, adesso io parlo con Don Salvatore. Ci sto io, qua. No. Parlate con me. Io non tratto con le mezze figure. Peccato. Come volete. Assolutamente con lui. Pronto? Pronto? Che vi dicevo? Peccato che voi non trattate con le mezze figure. Thank you.
Madonna! Francesco Improta, questa corte vi dichiara colpevole d'omicidio preterintenzionale. Silenzio! Faccio sgomberare l'aula! Basta! Sei innocente. Tu è innocente, non è un assassino! Silenzio! Colpevole d'omicidio preterintenzionale per la persona di Giuseppe Ascalone e vi condanna pertanto a 15 anni di reclusione. Mamma! Silenzio! Povera vecchia mia! Basta! No! È un'ingiustizia! Ascoltarsi nel penitenziario! Sai già tutto, eh? Bravo! Ormai sei diventato un esperto. Vai, puoi andare. Brigadiere, puoi aprire la porta. Dai, vuota le tasche. Metti tutto qua. Che hai nascosto in tasca? È una fotografia. Fai vedere, dai qua. Niente fotografia femminile. E ci darà la fantasia. È una picciarella, figlia mia. Tiene solo 10 anni, voi capirete, brigadiere. Voi, che ti succede? E anche se arrivate vuoi fare il prepotente. Stai a sentire. Ti dico come te. Ne ho conosciuto a centinaia. Però qui noi abbiamo il sistema brevettato per poterli calmare. Avanti, muoviti. Non abbiamo tempo da perdere noi. Su, avanti. Apri la porta. Accompagna. Maestro Scardica. Permette, oui, maestro Scardica. Il nuovo arrivato. Ti raccomando, eh. Prego, accomodatevi. Buonasera. Poi, nessuno ti ha detto che quel posto è libero. Aspetta il permesso prima di fare il porco comodo tu. Poi, oh, allazzalo perdere. Statta zitta tu. Ma non gli credere, ti credo se credere essere un pataterno. Anzi, stato con comodo e fatto conto come se stesse a casa vostra. Piuttosto, state attento a Matarazza, perché è pieno di cimici, pidotti e scarrapacce. Qui è la centrale. Prego, accomodate. Prego. Grazie.
Ci dovete fare l'abitudine. E tu fatti, fatti tu. Nonna. Stai ancora sveglia. E perché non dormi? È tardi. Stavo pensando. A che cosa? A papà. È vero che adesso sta tanto lontano? Tanto. Tanto. Sì, non è andato senza neanche salutarmi. No. No, no. Non è vero. T'ha mandato un bacio grosso, grosso. E m'ha incaricato di dartelo. E quando torna, papà? Presto. Vedrai che tornerà presto. Ha promesso di cantare in chiesa per me, quando farò la prima comunione. Se te l'ha promesso, lo farà. Papà ha mantenuto sempre le promesse. Adesso dormi, tesoro. Dormi perché è tardi, Buonanotte, no? Buonanotte, tesoro mio. Buonanotte. Gennarino, e tu che fai qua a quest'ora? Ti ho portato questo. 10.000 lire. E dove le hai prese? Me le date mamma. Mamma? Ho pensato che vi potevano far comodo. Ma sei proprio sicuro che te le ha date mamma? Com'è bene che Gennarino non vi direbbe mai una bugia, donna su. No, non posso accettare. Ti serviranno. Tenetele. E ricordatevi che c'è sempre un uomo in casa in brota. Apri la porta. Sono arrivati gli amici nostri. Per piacere. Ermesso, salve, salve. Ma ben trovato. Di nuovo a casa. Beh, che vuoi fare? Pasqualino bello. Eccoci qua. Camù. Come va, come va? Stavi in pensiero per tutti e due. Eri chiù una settimana che non vi vedevo. Sai cosa ha detto la puntata? Non lo so. Basta che non gli è successa una disgrazia a quei due. Niente preoccupazioni, perché Pasqualino Fascination è indistruttibile. Piuttosto qua le cose come vanno. Ci siete mancati. Lo senti il vicebrigadiere? La cucina è una merda. Sì, da sì. Ma quando ci manca tutti e due, un magna è una schifetta. Prendi no, dovrei. Prendo nulla. E oggi in poi menù nuovo, hai capito? Menù nuovo. E hai pure cambiare i baffi e i capelli al vicebrigadiere perché sono troppo lunghi e non mi piace. Cambiare baffi e capelli al brigadiere. Pasqua, tieni sempre a calapazzito, Pasqua. Voi due, votate le tasche. Ma chi hai visto? Non ci fa caso, è uno nuovo. E come ci permette? Amico, ma tu sai che quando ti trovi di fronte a Pasqualino non ti devi mai permettere di dire vuotate le tasche, perché ti trovi di fronte al nullatenente e più nullatenente di tutta l'Italia e provincia. Mi sono spicchicchiato! Oggi perdonalo! Ego te absolvo, peccatacci tui, cacatoro, ma stronzo! Ma state zitto, basta! Ho 71 alla chiave, mi devo andare a riposare. Sto stanco, il viaggio è stato troppo lungo. Mi raccomando, l'acqua calda, Non facciamo come la volta scorsa che era freddissima, perché non ha supporto. Mi sono spicchicchiato, sì!
Siamo bene, Lucia, scansarmi, permesso. La cella 71 è pronta, la vedo apparecchiata, sì. Siamo bene, buongiorno. Ma chi sta, sono pazzo? Non ci far caso. Chi sta per un abbonamento? Trasen e Gesh. Voi state là. Buongiorno, amici, buongiorno, eccoci qua. Ciao. Buona avventura. Come fa? Poche pazienze. Carissimo. La festa. Io voglio fare la saluta. Carluccio, stasera io ti aspetto, mi fatti fare la barba. Se c'hai soldi, io ti faccio nuovo. Soldi! Uè, Dracula, sei già uscito dalla tomba, eh? Dammi, Francesco. Oh, l'anno Francesco. Ecco. Francesco, proprio a voi stavamo cercando. Buongiorno, siamo Francesco. Siamo appena rientrati, stati. E il nostro primo pensiero è stato quello di venire a salutare. Ne potevate fare a meno. Tanto qui non c'è più rispetto. Come non c'è più rispetto? Ci deve essere di rispetto. Sì, certo, ci deve allora, essere. Pazione. E poi ricordate, state zitti, che voi per noi siete sempre Don Francesco. In qualunque l'età mai dell'età mai che vi incontriamo. Ok. Io l'età mai dell'età mai. E poi ricordiamoci che se voi state qua dentro è stato per una schifezza giudiziaria. E tutti quelli che vi vogliono bene e vi stimano la pensano come noi. State zitti. Acqua passata. Avete notizie di mia madre e mia figlia? Non vi preoccupate, stanno bene e vi pensano sempre. Don Francesco, noi siamo tutti quanti con voi. Ma che è sta schifezza? E questo è il modo di lavare. Rilavali subito. Avanti, su. Rilavali, ma guardi come sono sporchi. Non lo vedi? Luridi, sono luridi, su. Come fai a dire che l'hai lavati? Raccoglili, muoviti. A forza aver mutta me, volete, brigadì. Francesco in prota, a colloquio. A colloquio, brigadì. Vai, vai. E vai. E Rosa dove sta? È malata, Rosa. Sta ancora malata. Ma come, sono sei mesi che sto dentro, sta ancora malata. È malata. Non è una cosa semplice, devi aspettare, ci sono complicazioni. Con queste complicazioni non si finisce mai, non si può stare mai tranquilli. Devo dire. Bisogna aspettare l'esito degli esami. Ci vuole pazienza, figlio mio. Pazienza? Pazienza, figlio mio. E a me la pazienza chi m'ha? D'altra parte, che buon fa? Oh, fra, ma qua malato è malato del cazzo. Che è incinta di 5 mesi, quando t'hanno mise carcerato, si è fatta fottranato, sei cornuto. Mamma, statemi zitto qui, facendomi piacere. Ma perché vuoi ti pigliavo culo a chi? Che combinate? Ti da sapere la verità, a da fallom. Calma, calma. Ma volete aprire o no? E a due schiaffa faccio, fra. Fermo, rocco, ma si fa? Sono cose pazze. Ma guardate un po'. Si è tagliato la punta di un cucchiaio. Cose pazze. Ma ci deve venire una cosa. Ma tu non potevi stare zitto. Andiamo a bello, e tu strunz. E tu lo vendi giusto per ciò dice. La colpa è amica. Cammina, va. Mamma cara. Ebbene, l'aveva tagliato a quelle. No, a isse, che lo cornute, hai capito? Hai ragione. Signore, accomodatevi. Venite, venite. Prego. In avanti. Ma
Mamma. Mamma vecchia mia. Come stai, mamma? Siedi. No. Non mi diceva niente. Fatta guarda. Mi sognavo notte e giorno di rivederti. E ma non riesco a parlare. Non piangere, mamma. Fatta forte. Lo sai che qui non abbiamo molto tempo a disposizione. Hai ragione. È qui. Non piango più. Non piango più. E l'avvocato che dice? Sta tranquillo. Sta tranquilla, Rita. Che all'appello ci sono buone speranze. Io t'ho già portata opaca con la biancheria pulita e maglietta e calzina e c'è sta pure un maglione nuovo. Come stai stando, mamma? T'avessi arrabusato una poca e invece... No, tu non ti devi preoccupare. Noi stiamo bene. E Fiorella? La vita mia come sta, mamma? Se fa sempre più bello. Oh, che l'occhio, che lo sorriso. Penso tanto a te. Io le ho detto che sei dovuto partire per un lungo viaggio. Molto lungo. Hai fatto bene, mamma. Mo sta tutta ammuinata. A prepararsi. Fra 25 giorni è Pasqua. Pasqua? Ci starà una funzione solenne. E in quell'occasione i bambini da parrocchia riceveranno Gesù. 25 giorni. Sì, ma che mo dice? Avevo promesso alla figlia mia di cantare. Quando si faceva la prima comunione, per la funzione, l'avevo data la mia parola d'onore. Lo so. Mo ripeto sempre, tutte e sere. Non ci posso dare questo dispiacere, questa delusione, capisci? I guacchi tengo a te, a essa. Calmati, Francesco, calmati. Non ci può fare niente. Non è colpa tua. È mia figlia, mamma, lo capisce? È mia figlia. L'ha giurata tanta poca. No. E non voglio che perda la fiducia che hai in me. Non voglio. Non voglio! Calmi, bro. Fatti passare i nervi. Per l'amor di Dio, Francesco, stai calmo. Ti devi controllare, se no è peggio per te. Ha ragione lui, Francesco. Tanto, a signore, che serve? Scusate, ma il regolamento così dice. La visita è finita. Yam. Ma è appena arrivata. È il regolamento, bro. Vabbè, un minuto di più, un minuto di meno. Ti prego. Mamma, promettimi che non fai pazzia. Voglio che mo' prometta, dimmi. Sì, t'ho prometto. T'ho detto di non preoccuparti. Guardate, mamma. Guardate, io qua sto buona, stanno i compagni che mi vanno bene. Yam, bro. Su, yam. Signore, scusatemi, ma è il regolamento. Lasciamo a Fiorella, mamma. Che Dio benedica a tutti e due. Tieni. Dai, am. Tieni, bello. Francesco. Su, am. Chiami, bro. Francesco! Oddio, povera vecchia mia! Signore,
Vi sentite male? No. Vi serve qualcosa? È passata. Coraggio. È passata. Tutto passa. Passerò. Signor, volete che vi accompagni? Me ne vado. Me ne vado. Uè, superiore, sono anche 5, ce ne andiamo o no? Mancano i 5 minuti, lavora, lavora! E che cazzo? Ma quelli del Ciccio se stanno niente! Vai più, arrivederci! Ragazzi, buon lavoro! Buona permanenza! Ci vediamo presto! Non ti preoccupare, ci penso io! Ciao a tutti! Uè, Dracula, dove vai? E mo che fate, ve ne io? Dei coraggio, poche pazienza, prima o poi la giustizia trionfa! La prima rapina che fanno a Napoli, piglia, e ci sbarcano la volta fuori! Esatto, fanno buono! Andrei fuori! Non spingete! Uscite già! Quando ci vediamo? Il più presto possibile! No, io scherzavo! Salutato mamma mia, fine. Senti, tre cose al mondo sono importanti per noi. San Gennaro, il Napoli di Crolla e Don Francesco. E che paese? Tutto. Allora, brigadiere, che lasciamo il numero 71. Homme e merda. Sì, resta a nostra disposizione. Tutto, allora, arrivederci, arrivederci, è una bella cosa. Arrivederci a tutti. I miei rispetti. Anche i miei. Ah, non si può mangiare sta roba, ma sta ricordo, guarda me! Ma sta chiave di roba, ti sta da mangiare! Mangia! Ma tutti i giorni fai che mangia delle stesse! Ma non state zitto, Savarì! E come puzza! Oggi non manca mania? No. Ma può cambiare così, ma questa minestra fa schifo. Che succede? Il pranzo non è di vostro gradimento? No, brigadier, si sente male. E poi sta roba è difficile a digerirla. Fate una cosa, ricoveratelo nell'infermeria. Il medico l'ha visitato, sta benissimo. È solo un lavativo. Ah, sì, un lavativo. E tu fatti i fatti tuoi, capito? Salutiamo a tutti. E Nicolino Esposito? È arrivato malamente, la sceneggiata si può fare. Don Nicola, posso fare qualcosa per voi? No, no, non vi preoccupate. Volete che vi trovi un posto? Mi faccio alzare. Salute, salute. Hanno fatto da Tornico. Sei un compare a me. Ah, dammi un momento martire. Quello è un c'è da gli oppa. Questo si sta inaugurando come la Monica di Monza. Una minestra per Tornico. Volete favorire? Buon appetito. Ma sei in coppia di ditto. Ma picciare queste cancelle. E non la mangio sta schifezza. E tu mangi sempre, sta tutto poco zitto. Avete ragione. Boh, mi arrivo pranzo da fuori. Ho portato in la stanza. Ma tu non sei Francesco Impro? Chi l'ha ammazzata per pina scalo? O mi sbaglio? Così dicono. E tu chi sei? È Don Nicola Esposito, un capo di tutto rispetto. Lascia perdere, Nicola Esposito sa apprezzare le spiritosaggini. Non ti do torto, ti capisco. Peppino Scalone era un fedente e meritava di essere sparato. Io conoscevo tua moglie, una gran bella donna, e perciò ti capisco. Lascia perdere, acqua passata.
quegli è che è un funerale, mangiate, mangiate. Comunque, se hai bisogno di qualche cosa, fai il nome di Nicola Esposito e ci avrai tutto a disposizione, qualunque cosa. Continuate, continuate. Salute, salute. Buon appetito. Buon appetito. Salutiamo, salutiamo a tutti. Se volete che a quello stronzo che vi ha mancato di rispetto, sigarette, giornale.
Con superiore devo parlare. Don Francesco Improta, quante volte ti devo dire che qui dentro non si canta? Dovete fare i detenuti. Qui non siamo al Festival di Napoli. Mi sono spiegato, Don Francesco! Ma siete spiegato molto bene, brigadieri. Povero! Portatelo da dentro! Va, conti con me, vai. La pagherai cara, la pagherai molto cara. Io ti farò pentire di essere venuto al mondo, hai capito? Mettetelo a fare acqua, mettetelo in cella di rigore! Quanto è bella, eh? Aspetta, vi aiuto io. Oh, grazie. È un sogno, eh? È una meraviglia. È vero, Fiorello? È stata un'occasione. Don Francesco, prima di partire, ci ha dato l'incarico e... Don Francesco? Sì, Don Francesco, sì. Ah, Don Francesco! Sì, perché cacci, sattati, sattati. Ma spiegati meglio, E l'abbiamo servito come meglio abbiamo potuto, tutto qua. Ma deve essere costato una fortuna. No. Io non l'ho mai visto un abito così. Sarai la più bella di tutte in chiesa. Sì, contenta? Assai. Ringrazi, signor, va? Siete tanto simpatici. Sì, sì. Pure a lui. Hai visto? Amminisce! Ah. Ho assunto i miei rispetti. I nostri rispetti? I miei rispetti. Camminisce, cammini, state zitto. Grazie assai. Perché quando parlo ci siamo passati. Lo so. Guarda. Sei contento? Eh? Quanto sei bello. Vieni, 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 sai che ti dico? Che abbiamo compiuto una buona azione e San Gennaro ci ricompenserà. Lascia stare San Gennaro, io ho fame. Hai fame? Beh, voglio mangiare. Ah, vuoi mangiare? Certo, bisogna trovare il sistema per mangiare. Hai un'idea? No. Hai i soldi? No. E che mangi il capembrello, ne sì? È bucato. Mi è venuto un lampo di genio. A te. Seguimi. Mamma, nonna mia, dove mi porti? Faremo una riffa gigantesca. E con che? Con le calette mie e poi faccio un fischio e quale tornerò a casa. Siamo arrivati. Ma piacere, disgraziato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Pasqualino Bello. Ma voi lo sapete perché vanno arrestati? Caputo Bello. Chi ha vinto la riffa vostra? È la moglie della commissaria. Che? Hai visto la guardia? Beh. E mo come facciamo? Zitto e cammina. Ha parlato l'oracolo. Qui, dove andate voi? Superiore! Superiore! A dove vai? Abbiamo ordine di ramazzare. Ah, dovete lavorare? No, non c'è aria. Come non c'è aria? Che ci stanno so aggravi? Chi lo dice che non c'è aria? Non lo diciamo noi, niente, niente, qui non si respira. Voi respirate? Io sì. Io no. Voi non respirate. Dovete lavorare. Se loro ramazzate, su. Prego. Vai, ciccio, vai. Avanti, sbrigatevi, fate presto. Fate svelte. Ma che svelte, svelte? Fate svelte e ramazzate. Calma, calma. No, noi non abbiamo fretta, qua dobbiamo stare il giornale. Fate vedere come ramazzate. Lavora, Ciccio, lavora, scopa, sì, su, sì. Io raccolgo qua. Sì. Ciccio, vai, lavora, sì. Su, fai vedere sì. Come si lavora. Capito. Vai, va. Sì. Vai, scopa, scopa. Sì. È uscito. Piano, 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 piano. È uscito. Sì. È uscito. Sì, sì, vi, vi, vi. Sì, vi, sì, 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 piano. Sì, 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 sì. Don Francesco, Don Francesco, rispondete! Don Francesco! Chi è? Siamo noi, Don Francesco, Pasqualino e Ciccio. E che fate qua? Non stavate a libertà? Sì, ma siamo appena ritornati. Un infortunio sul lavoro. Sì, ma abbiamo avuto il tempo di passare per casa vostra. A casa mia? Avete visto la vecchia mia? Mamma, come sta? Un po' debole. Però ha detto non preoccuparvi perché lei vi tiene sempre nel cuore e vi pensa sempre. Povera mamma mia. E Fiorello, la creatura della mia, come sta? Uno splendore, Don Francesco. Era vestita tutta di bianco. Sì, bellissima. Sì, 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 sì. Accendere tu in queste cose. Fatti, fatti tu. Il vestito bianco? No, voleva dire il vestito della prima comunione.
la prima comunione. Don Francesco, permettete un'indiscrezione. Parlo. A volte capitano certe cose, ma la vita è proprio buffa. Capitano certe cose, a volte, che quando uno meno se l'aspetta, paffata, ecco che capita la cosa. Parla, di che si tratta? Parla. No, ecco, vostra moglie ha fatto consegnare il vestito della prima comunione a Fiorella. È una sciccheria, neanche una principessa, ve lo giuro, Don Francesco. E ha detto di dire a vostra madre che l'avevate ordinato voi. La prima comunione? Ma che giorno è oggi? Ma quanti giorni ci vogliono per Pasqua? 5 giorni, Don Francesco, 5 giorni da oggi. 5 giorni? Ma siete masci! Zitto! Superiore, ma siete masci! Zitto! 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 Don Francesco! Ma in tasta cella! Superiore! Ma siete masci, in tasta cella! Superiore! Persero la vita due carabinieri e due presunti mafiosi. La corte d'assise di Palmi, al termine di una camera di consiglio durata 5 giorni, è tenuta in una propria... Voi giungo a parlare ma santa di mia madre, don Nicolì. Ha detto proprio così. Voglia sci! Chi si appasca sta gorca dit, gli viene un coccolone gigante, ve lo dici scapricciatil. Segretario di un parlamentare democristiano. Il pubblico ministero aveva chiesto pene per un numero di anni complessivamente inferiore rispetto alla sentenza. A Razzà, alle porte di Taurianova, quel primo aprile del 77, era in corso la riunione di una sorta di consiglio d'amministrazione. Guarda, scapricciatie, e impara. Uno, la pattuglia dei carabinieri che due, nel vertice venne subito investita dalle razze. Voilà, è il gioco che fa. Bisogna prepararsi per dopo, per quando si dovranno frequentare le persone che contano. E non sarà lontano. Porta via. Tu che ne sai? Esci, entra, ma stai sempre fermo. La donna giusta l'ho trovata. Ci sono solo un paio di difficoltà ancora da superare. E saranno superate pure quelle. E chi l'ha mai dato, mo? È una buona notizia. E se è vera, sarai ricompensato come meriti. Chi la schifezza e verme ha da pagare l'affronto che mi ha fatto. Nessuno ha mai insultato impunemente Nicola Esposito. Nessuno. Parole sante, don Nicolì, parole sante. Vai a chiamare Scarrafone, va. Scarrafone? Lo conosci, no? Il capo dei sorvegliati, ho capito. Digli che gli voglio parlare subito. Guardia! Aspetta, non ho finito. Gli devi dire... Uovo, ti esci? Adesso cosa volete da me? Vieni su con gli altri. Don Franci, è stato Nicola Esposito a farvi liberare. È stato lui a parlare con Scarrafone. Gli ha detto che vi deve trattare con ogni riguardo perché siete suo amico. L'ho sentito con queste orecchie mie. Tu sei pazzo. Va a te. Non mi credete? E credete la sorvegliante? È vero che è stato Nicola Esposito a farlo liberare? Sì, è vero. Adesso non ho tempo da perdere. Sbrigatevi. Vai. Don Francesco, che piacere! Bentornato fra noi, Don Francesco! Buongiorno!
Buongiorno a voi. Sei stato tu a farmi uscire da quell'inferno. Io? Ho solo detto come stavano le cose. E poi quando Nicola Esposito vuole, non c'è nessuno che dica di no. Adesso vogliamo diventare amici. Senti un po', qualcuno mi ha soffiato che stai in un brutto guaio e che per Pasqua hai bisogno di pigliare una boccata d'aria. Un brutto guaio, eh? Mm. E chi te l'ha detto? Che importanza c'ha? È vero? No, no. È vero. E allora? E allora ti voglio dimostrare quanto ti sono amico. Per Pasqua sarai a Napoli, parola di Nicola Esposito. Non mi piace. No? Non mi piace proprio. Qua, la vigilia di Pasqua, la vigilanza esterna è ridotta. E le guardie del turno di notte sono tutte persone fidate. Mi sono spiegato. Le altre saranno a vedere lo spettacolo teatrale che hanno organizzato quei due scemi. Perciò la via è libera. Ora tocca a te, Francesco. Vai, Ciccio, vai, vai. Sì, sì. Abbiamo avuto l'ordine di pulire qui. E chiudi la porta. Ciccio, chiudi la porta, vai. Sembra io, eh? Sei due deficiente. Ma scusa, la scuola sta bene. Ma quando si sono andati, ti due scemi. Farmi il piacere. Oh, ma dove andiamo adesso? Chiudi la bocca e non parlare. Sembra stata zitta. Si può sapere come cazzo devo parlare con te? Solo a Jason. Quando sei brutto. Io sono brutto. Sei brutto, fai schifo. Data zitta. Brutto. Non ti permetti, sono cose brutte, faccio venire a parlare, faccio il usando. State zitti, dice il maresciallo. Superiore. Superiore. Capite per piacere? A quest'ora. A quest'ora, ma che è una cosa facile. Lasciamo la stampa facendo qua. Prego, Pasquale. Vai, Ciccio, vai, va. Posso? Dopo di te, va. Sei la mia rovina, sei la mia rovina. Ma perché non si le mani? Alzo le mani. Alzo sempre le mani con te, disgraziato. Beh, io direi di cominciare da qui. Cominciamo da qui. Voi? Sì. E allora noi cominciamo da lì. Oi, andiamo bene, ci chiamo. Sì, vengo, vengo. Ma da più caffè. Sbrighiamoci adesso. Io direi, perché non ci fermiamo qua, eh? Sì, sì, io penso che qua sta bene, sì. Allora cominciamo da qui, tu che dici? Sì, sì, va benissimo. Sì, allora sì. Cominciamo da lì, ah, come sì, in modo, dall'angolo, ecco, in modo che il superiore si va a prendere un bel caffè, no? Noi intanto diamo una pulitina a tutti il locale, ecco. Ma da più caffè. Poi noi vi chiamiamo e voi ci venite ad aprire, eh? Andate, superiore, non vi preoccupate per noi, perché noi qua a terra facciamo il lucido, facciamo. Andate tranquillo. Tranquillo, fate con comodo, superiore. Sì. Giù, voi ci sta a cella di Esposito, cammina. Non si può sapere che cazzo vuoi. Mi sta proprio sullo stomaco, quell'improta. Scarrafò, tu fa quello che ti dico io. Questo è un omaggio di Nicola Esposito alla congrega degli Scarrafoni. Eh? Roba d'alta orificeria. Anche troppo, per schiacciare la testa nuerme. Orecchini e collana dello stesso tipo. Beh, veramente belli. Vi saranno costato una fortuna per averle, don Nico. Allora siamo d'accordo. Io lo porto fino all'ingresso del cortile e lo faccio uscire per primo. Voi aspettate che stia bene in vista e poi sparate. Porco fottuto! Chi? Tu hai capito? No. E allora che fai a fare cagalo così? Ma così? Sì, me la togli una curiosità. Sì, Pasqualino, tutto quello che vuoi. Ma tu cazzo ci campa a fa'? Come? A me che cazzo che mi fa? Ma come ti permetti? Mannaggia! Io la ciro. E che ci guadagneresti, eh? Sì, hai ragione, ma intanto già trovano modo di scappare. In un bozzo marcica. Per la porta principale è impossibile. Chiave e catenaccio. Dove andate?
O saccia, maestro. Ma intanto non posso morire in da sti quattro mura, lontana dalla mamma e da figliarella mia. Ma per che siamo un coppa paese? Sorvegliato da guardia, a finanza, o mare, chi deve piscicare? Aroia! Cino pazzo! Per uscire dall'isola ci vuole Cino pazzo! E chi è? Non mi hai visto io? Amico mio. Un pescatore, una persona fidata. Prenderemo contatto non appena andiamo al porto per il rifornimento della cucina. Da quella parte, don Francesco, nessun problema. E di don Nicolino vi siete dimenticati? No, maestro, a quello ci penso io. Ci penso io, quella è cosa mia. Mi è venuta un'idea. Maestra, mi è venuta un'idea. E sono sicuro che funzionerà. Speriamo bene e che la fortuna ci assista. Ma ditemi una cosa, voi fate parte dello spettacolo? O mi sbaglio? Non vi sbagliate, sono un artista nel campo. Bravo. Allora mi avete fatto una cortesia. Dite. Alle 8 precise, a da far scoppiare Madonna! O teatro. O teatro? E che ti è mai fatto? A da tenere impegnata a tutti e guardie lo carcere. Ho capito, non vi preoccupate. O sapeva che potevo contare su di voi. Bravo. Madonna! Contateci, contateci, don Francesco, modestamente quando recito io. Guarda per quello che succede! Un casino della Madonna! Se ne cado teatro! L'ultima volta mi hanno dato la sotto e freddo! L'hanno pigliata con usori! Ti ho pregato, me! Io non ho parlato proprio! A me mi credevo! Ero sicuro di voi. Sto nelle vostre mani. Fatemi sto piacere. Ci starete come un papa, don Francesco! Non vi preoccupate! Fidatevi di Pasqualino e di... Solo di Pasqualino! Che San Gennaro ci protegge. Parlerò io con San Gennaro, don Francesco. Fatta zitti, chi non tu conosci? Silenzio! Prego, maestro! Sono qui per divertirvi, la sorella Bidem. Quando più vi state zitto voi, più vi divertiamo. Avete capito? Bravo, bravo! Giusto, siamo d'accordo. Attac, film è... Ci siamo. Sono pronto. Vieni. E allora? Andiamo, andiamo. Stai tranquillo, tutto a posto. Andiamo. Lì, presto. Voi, da quella parte. Mancano pochi minuti. E dovete sparare solo sul primo. Solo sul primo. Attacca, prima, attacca. Maestro, ce ne ha uno. Stretti, stretti, nelle stasi d'amore. La spagnola era così, bocca a bocca. Stretti, stretti.
occupate tra le nostre cose. Ha trovato il cesso occupato e sta facendo lo strunzio qua, eh? Che bello vuole questa pega, che bello vuole? Allora vado a dire lo strunzio, sono qui. Voi siete due zoccoli, tutti e due. E non ho mai visto una femmina che te ne baffa. Donna baffuta, sta mi piaciuta, capi? 30. Basta, basta, silenzio, basta. Adesso la signorina ci canterà una bella canzone e ci farà divertire. È bella, è brava, è buona. La grande stella del Valletta! Ma come la più buona! Adesso vi facciamo una canzone nuova, una canzone dell'ultimo festival, è vero, però fate bravi! Bravo! L'ultimo festival della canzone napoletana, attacca, fino a che la ferita non è profonda, ma se tu fai troppi sforzi col braccio, si riapre e puoi morire di sanguare.
commissario? Niente di nuovo? No, niente. Beh, state in guardia, quell'uomo è pericoloso. Laggiù questa notte c'è stata una sparatoria. Non vorrei che succedessero altre complicazioni. Caso di necessità sparate. Intesi? Va bene, sì, commissario. Quindi, se sbocchi, spariamo, amici. Gesù! Don Francesco! Mamma. Mamma mia. Figlio. Figlio mio. E come che te trovo a casa? Che è successo? Lo miracolo, mamma. Lo miracolo. Mi hanno messo in libertà. E perché non me l'hanno detto a me? Ci ho pregato tanto. Tanto. Ma tu stai buono, Francesco. Stai veramente buono. Non ti preoccupare, mia mamma. Io sto benissimo. Fiorella. Fiorella è uscita a poco. L'ha accompagnata a sorella da signora Maria. Povera creatura. Pareva che lo sapesse. Non se ne volevi. Diceva, papà, ma promise tornare. Era sicura che tu saresti arrivata a te. Sono tornato io. Quanto era bella, con quella veste bianca. E figlia, non avrà a crescere mai. Anche tu, quando il piccerillo, ancora non camminava. Quanto si è già pensato a quelli tempi. In tastulietto io. E chi ti ricordo mi hanno fatto compagnia. Tanta compagnia. Sì. Era come se ti tenesse ancora dentro in braccio a me. Tu chiagni, mi cercava aiuto. E ti pigliava in braccio e ti stringeva a me forte, forte. E ti cantava nonna, nonna. E tu ti addormiva sorridendo. Ma sono contenta, ma sola, sono stanca. Tengo sonno. Mamma canta tua, nonna, nonna. Mamma. Mamma cara. Mamma bella. Donna Maria. Donna Maria. Sì. Sì, Don Francesco, dite. Mi raccomando a mia madre. Secondo me non funziona. Quello non ci casca facilmente, te lo dico io. Vai fuori nel corridoio e avvertimi se vedi qualcuno, vai. Puoi dormire tranquillo. Ma chi è che deve dormire? Chi è? Ma si fa così per dire. E tu non devi dire, devi solamente fare. Vai, avvertimi se viene qualcuno. Va bene, va bene. Chi è?
Chi è che sta? Chi è? No, 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 calma, non ti preoccupare. Ti volevo dire che nel corridoio non c'è nessuno. Mi devi avvertire quando vedi qualcuno, hai capito? Ma no, no! Sì, stacca zitto. Don Nicola? Don Nicola, mi sentite? Ah, chi è? Sono io, Pasqualino. E che vuoi? No, niente. Sono venuto a trovarvi, ecco. Volevo avere il piacere almeno di rivedervi un'ultima volta prima di... Prima di che? Prima di... Beh, sapete, abbiamo saputo tutto. Scarafone ha parlato. Scarafone. Scarafone. Prima ha tirato fuori la collana, gli orecchini, e poi ha detto che siete stati voi a ordinargli di sparare, Me l'immaginavo. E quella che non... Chi scarafù? E che om? Le nomme niente. È un verme. Ecco, vi volevo... Me! Vi volevo dire, già che state per presentarvi davanti a qualcuno che deve giudicare i vivi e i morti, siete stati voi a far fuori Peppina Scalone, e voi? E a te? Che te ne fotte a te? A me? Niente. È che se voi confessaste al direttore la verità, potreste salvare un innocente e lassù vi servirebbe a qualche cosa. Lassù? Dove? O prima piano. Piano. Muoviti! Sento rumori strani! Piano. Pasqua. Dite. Lassù non ci sta niente. Nessuno. Ci siete già stato? Don Nicolì, e poi a voi che vi costa? A me? Che vi costa? Accetta, o Signore, questa offerta in memoria della passione, resurrezione ed ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, in onore della sempre Vergine Maria, di San Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e onore del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Innalziamo i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. In cosa buona e giusta. In verità è cosa buona e giusta. Scusate, brigadier. Ma il commissariato è da quella parte. Sì, voi andate diritto, poi girate a sinistra, non potete sbagliare. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati dal mondo. Oh Signore, io non sono degno di partecipare come inizia, ma di soltanto una parola, e l'anima mia sarà salvata. Il corpo di Cristo. Amen. Tu, Madre Santa.
senza una ragione. Tu sola che perdi sto figlio in croce. Tu sola puoi sentire sta voce. La voce che si penta amaramente, perché ha traduto bene, oh veramente. Una cosa ti chiedo. Aiuta figlia mia. Aiuta chi soffre e colpa non ne tene. Punisci a me si può. E ha già pagato. E ha già pagato. Ma tu mi ha perdonato. Perdonami, Francesco. Perdonami, Francesco. Non ce la faccio più. Andiamo via di qua. Non voglio che la figlia mia mi vedi in queste condizioni. Vieni, vieni. Commissario. Io non te lascio, non te lascio più, Francesco. Una sola, in prota, una sola mano. Esposito ha confessato di essere stato lui a uccidere Giuseppe Ascarone. Qualche scartoffia da firmare e te ne puoi tornare a casa di corsa. Beh, sei contento? Volete scherzare, commissario? Volete vegliare in giro? Poi, in prota. Ma che cosa ti viene in mente? Vogliamo insultare un pubblico ufficiale, eh? Non è niente, commissario. Non sto buono. Ti aspetto domani mattina al commissariato. A domani, commissario. E curati. Stai in buone mani. Gennarino, vieni! Vieni, scugnazzini, vieni! Eccomi, Fiolè!
da se voce navala, schioppano giù le femmine e balcone, sotto e fondano a ballare, guaglione.